lasciare questa compagnia del Royal Ballet è abbastanza triste, però sono anche abbastanza contenta per la mia decisione. Triste, la lato triste perché è una famiglia per me, ci sono stata per 21 anni e poi insomma ho fatto una carriera direi molto bella, non mi posso lamentare, mi hanno sempre trattato come una principessa e come una prima ballerina. Da un secondo lato diciamo della felicità è perché per me è importante finire in alto, finire sempre comunque in bellezza e lascio proprio un bel ricordo, ho un bel ricordo di questa compagnia e sono contenta perché comunque mi riunisco con la mia famiglia. Io ho cominciato nel 92 dove appunto la stessa stagione ho fatto il ruolo di Mary Vezzera in Marilyn, che è un ruolo principale, e l'ho terminato la mia carriera con questo ruolo. Quindi è molto particolare per me, ha comunque una sono molto attaccata a questo ruolo perché ovviamente è stato il mio primo ruolo principale che ho fatto in compagnia. Però direi per me il ruolo veramente che forse non ho fatto tantissimo, che vorrei essere ricordata, anche il ruolo di Anastasia di Sir Kenneth Macmillan. Non l'abbiamo fatto tanto, però mi ritengo diciamo uno dei ruoli più importanti che ho fatto nella mia carriera, a parte Manon e altri ruoli. Io ho avuto un grande rapporto con tutti i coreografi che ho lavorato, però ovviamente Macmillan è quello più diciamo vicino a me, a livello interpretativo, a livello fisico, a livello tecnico, a livello espressivo. È stato anche Glenn Tetley, un personaggio, un coreografo che ho ammirato tantissimo, non come coreografo ma come persona, il quale mi ha spinto a fare tante belle cose, a lavorarci insieme. E quello secondo me è stato anche quello che mi ha agganciato nel ruolo di Macmillan. Poi ho avuto altri vari coreografi nella mia vita, Ashley Page, Wayne McGregor, ultimamente ho lavorato anche gli ultimi anni con Alastair Marriott, che non è molto conosciuto come coreografo, però diciamo che le sue coreografie ha fatto tanto per il Royal Ballet, con cui mi sono trovata molto bene. Ho avuto opportunità di lavorare con Christopher Wildon, Ramansky, Killian, insomma, Cranco, li posso nominare tutti, però diciamo quelli più vicino a me è stato Kenneth a livello artistico. È cambiato tanto, ma in positivo, come diciamo è cambiata la danza a livello tecnico, quindi è evoluta. Io mi ritengo fortunata perché mi sono ritrovata proprio nel mezzo tra i giovani che hanno questa tecnica incredibile e tra quelli diciamo, che hanno avuto un'esperienza artistica più grossa diciamo, di tanti giovani adesso. Quindi mi sono ritrovata proprio nel mezzo e ho imparato tanto nella parte diciamo di Irek Mukamedo, Sylvie Guillem, Margot Fonteyn, Rudolf Nureyev e anche la parte adesso diciamo delle grandi ballerine che ci sono giovani, quindi mi ritengo molto fortunata. Io vedo il futuro della compagnia molto positiva e ottima. L'importante è che mantengano comunque questi giovani, che mantengano la tradizione della compagnia perché è molto importante. Dunque della nostra generazione Macmillana è finita. E questo è triste come cosa, però bisogna vederlo in modo positivo. Io spero un giorno di tornare insomma, e dare l'opportunità a questi giovani di insegnargli le cose che ho imparato dagli altri prima di me. E vorrei mantenere la parte tradizionale che c'è nel Royal Ballet e aiutare a crescere in questo modo. Rimpianti diciamo che non ho dei ruoli in cui ho voluto fare. Certo, un Odette O'Dill sarebbe stato anche bello farlo. È un ruolo fantastico perché comunque è un doppio. Visto che io ho fatto tanti ruoli, diciamo,
molto doppi, tipo la Mirtha in Giselle, Giselle, la Manon, Manon la mistress di Manon. Però il Lago dei Cigni sì, e poi Monte in the Country di Frederick Ashton, è un ruolo che ho sempre voluto fare e vabbè, non si può fare tutto nella vita, giusto? Quindi non mi posso lamentare perché diciamo che ho avverato tanti miei sogni nella mia carriera e sono soddisfatta. Un grazie immenso e un grosso saluto, un forte abbraccio a GB Opera.